Salve ragazzi e bentornati sul canale. Oggi esploreremo le funzionalità di un nuovo programma Wondershare, Demo Creator. Parliamo di un programma eccezionale per la creazione e l'editing di video preprodotti. Nei prossimi minuti vedremo infatti come creare dei video demo per determinati prodotti utilizzando nel dettaglio questo programma. Ma prima di continuare ricordatevi di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale per non perdervi i nostri video futuri. Passo 1. Pianificare il proprio video demo. Prima di iniziare a registrare, bisogna pianificare il proprio video. Dobbiamo decidere cosa dire e quali funzionalità descrivere. Quindi, per prima cosa descriviamo cosa il nostro prodotto offre all'utente o al consumatore. Secondo, forniamo una soluzione. Come abbiamo già menzionato, Demo Creator offre la possibilità di creare e modificare video per la pubblicizzazione di diversi prodotti. E in questo caso è proprio questa la soluzione che vi viene offerta. Terzo, mostriamo come funziona il prodotto. Per esempio, in questo video vi mostreremo come funziona passo per passo il programma Demo Creator di Wondershare. E infine aggiungiamo un invito concreto a provare il nostro prodotto. Passo 2, registrare il nostro prodotto o servizio in azione. Dunque, apriamo il programma e la prima cosa che dobbiamo fare è cliccare sul registratore All Inclusive, tutto compreso, che include diversi strumenti. Vediamo quali sono. Facciamo clic su questa casella viola. A questo punto si aprirà questa interfaccia. All'interno di questa interfaccia avremo la possibilità di regolare tutte le impostazioni che ci aiuteranno ad acquisire eventuali elementi dal nostro computer o dal nostro Mac. Quindi la webcam, il microfono, l'audio di sistema e l'area di registrazione che vogliamo andare a includere durante la cattura dello schermo. Capiamo bene come funzionano. Ognuna di queste voci ha i pulsanti che consentono di attivare o disattivare la funzionalità. Per quanto riguarda la webcam, possiamo andare a selezionare una webcam che è quella interna al nostro dispositivo oppure una collegata tramite USB o via Wi-Fi e attivarla e disattivarla tramite questo pulsante. Col pulsante anteprima webcam possiamo accendere o spegnere la finestrella di anteprima che eventualmente comparirà all'interno del nostro display. La seconda voce, e ricordo che tutte queste funzionalità possono funzionare contemporaneamente, la seconda voce invece riguarda il microfono. Qui sotto abbiamo il volume, quindi vedremo man mano che parliamo, come io in questo momento, le bande sonore muoversi e potremo regolare il volume passando il cursore su questa linea, comparirà appunto questo pallino e andremo a trascinarlo per alzare o abbassare il volume d'ingresso. Poi abbiamo la possibilità anche qui di attivare o disattivare il microfono. Se vogliamo cambiare il microfono con cui stiamo acquisendo l'audio, possiamo cliccare sul menu a tendine e selezionarlo da quelli disponibili. In questo caso sto utilizzando un microfono esterno, ma possiamo benissimo utilizzare nessun microfono se non vogliamo acquisire l'audio mentre stiamo registrando la schermata, oppure il microfono interno del Mac. Successivamente troviamo l'audio di sistema. Questo è un ottimo pulsante, anche perché non tutti i programmi hanno integrato questa funzionalità, soprattutto su Mac, perché Mac ha dei permessi speciali che di solito rendono difficoltosa l'acquisizione degli audio che provengono direttamente dal sistema operativo. Che cosa si intende con audio di sistema? Beh, tutti quei suoni che emette il nostro computer durante l'attività, quindi suoni di notifica, suoni di video, audio che stiamo riproducendo, andremo a catturarli attraverso questa possibilità che ci viene offerta dal programma. Cliccando sulla nostra finestrella, sul nostro menu a tendina, potremo scegliere se catturare l'audio che esce dagli speaker o direttamente l'audio interno tramite la scheda audio del nostro computer. Anche qui il tastino serve a disattivare o attivare la funzionalità. E poi arriviamo nell'area di registrazione, forse la parte più succulenta di questa guida, ovvero la possibilità di andare a decidere quale area andare a comprendere nel momento in cui andremo ad acquisire lo schermo. Quindi per esempio possiamo personalizzarla oppure andare a scegliere uno dei formati già presenti all'interno di questo menu. Per esempio il primo schermo, il secondo schermo, lo schermo intero, 2K, Full HD, HD e poi le schermate anche in modalità verticale come 3 quarti, 9 sedicesimi e aree personalizzate o finestre specifiche di eventuali
programmi, quindi solo il contorno di una finestra. Ancora abbiamo un'opzione dedicata a tutti i social media, YouTube, TikTok, Instagram, standard 4 terzi, oppure non registrare. Ora, per andare a utilizzare questo cursore, possiamo muoverci con il cursore all'interno di una determinata area e andare a personalizzare tramite i punti di controllo l'area da andare a registrare. In questo caso posso andare a gestire tutto attraverso i quadratini bianchi presenti sul confine, sul contorno di questa finestrella. Se voglio spostare l'area, cliccherò invece sul cursore al centro e andrò a evidenziare il punto in cui voglio acquisire il mio schermo. Posso ampliarlo, appunto, o rimpicciolirlo a piacimento. Attenzione alle proporzioni, ovviamente. Poi qua sotto possiamo decidere se esportare direttamente il video dopo la registrazione, senza effettuare eventuale editing, oppure lasciare la spunta su modifica registrazioni per effettuare eventuali tagli prima di andare a lavorare e ad esportare sul file finito. Con questa icona possiamo decidere di mostrare o meno i movimenti di cursore durante la registrazione. Una volta terminato, basterà cliccare su Rec per iniziare la registrazione. Inizierà il conto alla rovescia e, una volta terminato, inizierà la registrazione dell'area che abbiamo selezionato. Possiamo anche decidere di utilizzare la funzione di acquisizione online. Quindi, dalla schermata principale del programma, clicchiamo su Servizi Cloud. Consentiamo l'accesso, si aprirà Google Chrome, eseguiamo l'accesso tramite il nostro profilo all'interno di questa casella. Qui avremo la possibilità di aggiungere diverse estensioni al nostro browser Google Chrome per andare a registrare e acquisire diversi elementi. Qua sopra abbiamo per esempio la possibilità di registrare lo schermo e la webcam direttamente con un'estensione di Chrome, quindi clicchiamo su questo pulsante. Aggiungiamo a Chrome questa estensione, facciamo clic su Aggiungi. Da questa schermata possiamo decidere se acquisire l'intero desktop, solo la scheda che abbiamo in primo piano con anche la webcam o solo la webcam. Qui sotto troveremo invece le opzioni relative alla registrazione e l'acquisizione dell'audio tramite microfono e tramite webcam per quanto riguarda il video. Iniziamo per esempio la registrazione. Scegliamo la scheda da registrare e clicchiamo su Condividi. Inizierà la registrazione. Quando abbiamo terminato, clicchiamo su Interrompi condivisione. Quindi verrà scaricato il nostro file direttamente dal web. Possiamo anche decidere di caricare attraverso il cloud la nostra acquisizione video che abbiamo appena effettuato attraverso questo pulsante. Qui possiamo scegliere invece il formato con cui esportare il nostro video appena acquisito. Se vogliamo modificarlo, possiamo agire attraverso queste opzioni che vedremo in un video futuro. Passo 3. Modificare il proprio video. Ora che abbiamo registrato con successo il nostro video con Demo Creator o Demo Air, è ora di passare all'editing. Per questo possiamo usare l'editor video incorporato in Demo Creator. Vediamo come modificare il video che abbiamo acquisito. Clicchiamo su Modifica video. Si aprirà l'editor del nostro video e qui importiamo l'acquisizione che abbiamo effettuato poco fa. Una volta inserito all'interno della nostra timeline il progetto, cambiamo le impostazioni, manteniamo le impostazioni correnti e andiamo ad effettuare le eventuali modifiche. Possiamo andare a accorciare il nostro video, tagliarlo, inserire dei marker, registrare un voiceover e ancora andare a modificare la nostra inquadratura aumentandone lo zoom con la scala, la rotazione o la posizione. Qui c'è il comparto audio che ci permetterà di regolare il volume e ancora qua sotto la riduzione del rumore. Vediamo come aggiungere i titoli e le annotazioni. Titoli e annotazioni possono essere inseriti tramite questa finestra, andando a selezionare dalla casella di fianco il tipo di testo che vogliamo aggiungere, ad esempio questo qui che è ben visibile, lo selezioniamo, lo importiamo all'interno della timeline e poi andiamo a digitare il testo che desideriamo attraverso la casella che troviamo nell'area di lavoro a destra. Andiamo a modificare le sue caratteristiche come lo spazio, il colore, la grandezza e la formattazione, grassetto, inclinato o le varie giustificazioni. In più possiamo decidere di abilitare o meno il bordo del nostro testo. Poi possiamo anche andare a posizionarlo a mano libera.
Per quanto riguarda i titoli, possiamo andare a scaricarli e inserirli direttamente con il drag and drop su quella che è la nostra timeline. Quindi selezioniamo il nostro titolo sulla nostra timeline, facciamo un doppio clic sul nostro titolo e anche qui potremo andare a modificarne le proprietà attraverso il menu di Inspector in alto a destra e posizionarle, scegliere la posizione e le caratteristiche che più preferiamo. Il video termina qui, spero vi sia piaciuto e vi sia tornato utile, ricordatevi di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui nostri tutorial. Alla prossima!